Salve a tutti, sono Master Wallace, carico, carico, carico. Medaglia di eroe, questa deve sempre esserci, ok? Allora, oggi parlerò di un argomento che certamente interessa molti, dato che è iniziato il periodo di massa. La massa della schiena. Prima di passare all'argomento, vi ricordo che è partita la gara di pancapiana del nostro gruppo, quindi chi vuole partecipare c'è un regolamento, andate a leggere il nostro gruppo Facebook, Master Wallace e la sua battaglia contro il doping, eccetera, eccetera. E quindi fate voi, se vi sentite di competere con i nostri ragazzi o chiunque si iscriva, potete farlo. Allora, la massa schiena, ragazzi. Vedete, questo è un gruppo muscolare che risente molto anche della struttura. La struttura che uno ha, cosa voglio dire? Vedete, anche fra i campioni stessi abbiamo vari tipi di tipologie fisiche, no? Qual è la struttura che tutti ambiscono nel culturismo, più elegante, la più performante, anche parlo sui palchi di gara, eh? È la famosa struttura detta a V-shape, praticamente la struttura a V, no? Questa struttura si dovrebbe vedere sia dal davanti in posa e sia da girati. Qui c'è molta genetica in questa struttura, anzi, diciamo che è tutta genetica, nel senso che se un individuo nasce con delle clavicole larghe e un bacino stretto, automaticamente, anche senza avere grosse masse muscolari, la struttura è a V, punto. E c'è chi è fortunato in questo senso. Però guardate che se, guardate anche, ripeto, la struttura dei campioni in generale, sono pochissimi quelli che hanno queste strutture. Ma davvero, proprio andate a vedere anche i professionisti attuali o del passato, sono pochissimi. Però cosa succede? Che questa gente qua fanno dei tali sviluppi muscolari che praticamente il loro aspetto, pur non diventando magari proprio classico a V, comunque sia, assume un aspetto simile. Cosa voglio dire? Che quando avete sviluppato due bei deltoidi ai lati, ok? Diciamo in condizioni di magrezza, quindi non avete grasso sui fianchi, una certa struttura V, specie gonfiandosi, c'è anche perché poi i dorsali da sotto vengono fuori. Beh, guardando alle spalle da dietro, la struttura V risalta ancora di più. Cioè, ricordatevi che i muscoli della schiena risaltano molto di più quando siete girati che non dal davanti. Da dietro proprio si vede la struttura muscolare molto meglio. Allora, attenzione, perché qui poi sempre parlando di genetica c'è un'altra cosa da dire. Anche la struttura dei dorsali risente della genetica. Adesso vi spiegherò in che senso. Ovviamente anche qui si può agire entro certi limiti, ma per esempio è un po' come per i polpacci. Se c'è un'attaccatura dei dorsali alta, oppure come si dice corta, ovviamente si tenderà a fare il massimo sviluppo, però i dorsali partiranno da una certa altezza. Qualcuno fortunato, potrei citare Arnold, nella sua miglior forma, se ci guardate, aveva i dorsali che gli partivano quasi dai fianchi, che era una cosa mai vista. Ci sono certe pose di Arnold che fa il doppio bicipite, che quei dorsali lì penso non si siano mai più visti in giro, non, proprio una cosa incredibile. Però anche, ripeto, anche questa è la fortuna genetica, perché è un po' come i polpacci. Se avete l'attaccatura dei polpacci alta, con una tibia molto lunga, l'attaccatura è alta, per quanto dovrete sviluppare il polpaccio, quello è, quindi l'effetto estetico è quello. Quindi, detto questo, sul discorso dei limiti strutturali che ci sono genetici, il vostro compito è comunque quello di sviluppare la schiena ai massimi livelli, sia come larghezza, sia come spessore, perché la schiena è davvero tridimensionale, cioè ha un aspetto in larghezza e in spessore. Gli esercizi per la schiena fondamentalmente sono tutti esercizi di tirata, cioè dovrete usare le braccia per tirare, dopodiché sia che tirate in senso orizzontale, tipo il pulley, o in senso verticale dal basso verso l'alto come rematore, che siete piegati 90 gradi, no? Oppure dal basso verso l'alto, magari quando siete a lat machine o ritrazione alla sbarra, oppure
In ogni caso dovete tirare, sono le braccia che tirano, è per questo che nel sistema MWS viene, quando si allena la schiena viene chiamato il giorno delle tirate. Perché vedete, questo è anche un aspetto fondamentale che pochi capiscono. Le braccia, quando si allena la schiena, lavorano tantissimo. Il problema principale della maggior parte dei palestrati è che le fanno lavorare troppo. Cosa voglio dire? Che usano troppo le braccia, o quasi esclusivamente le braccia, e la schiena lavora poco. Questo è veramente proprio un problema che io, ogni volta che faccio i full immersion, e ne ho fatti tanti, e ne stiamo facendo tanti, che siamo veramente, anzi, invito chi vuole prenotare a farli il prima possibile, perché stiamo accumulando proprio anche sul lungo periodo. Comunque, questa è una delle cose che veramente si vede come errore frequente, cioè le braccia lavorano troppo e molto meno la schiena. Questo, se da un lato può avere paradossalmente magari un beneficio sulle braccia, nel senso che lavorano molto, non c'è il beneficio nella schiena. Ma tenete anche conto che proprio per il fatto che le braccia lavorano molto in tutti gli esercizi di tirate, cioè il bicipite brachiale lavora tantissimo, questo spiega anche perché non conviene poi allenare le braccia, il bicipite in una seduta a sé stante in un giorno differente della settimana. L'ho già spiegato molte volte questo principio, che poi vale anche per i muscoli di spinta, no? Cioè, se voi oggi allenate la schiena, le braccia lavorano tantissimo. Poi cosa fate? Le andrete a allenare in un giorno diverso, in modo specifico? Oggi faccio i bicipiti, magari oggi faccio la schiena, fra 2 giorni faccio i bicipiti. Ecco, in questo caso voi allenerete le braccia, in questo caso i bicipiti, le allenerete 2 volte a settimana. E voi, come sapete, nel culturismo naturale, allenare un gruppo muscolare più di 1 volta a settimana è assolutamente controproducente. Ripeto, io questo principio lo dico per chi ha ambizioni di diventare veramente a certi livelli. Chi ha ambizioni di fitness può allenare i muscoli anche 2 o 3 volte a settimana, famosa multifrequenza, perché tanto lì non c'è un obbligo, una volontà di sviluppo. Chi ha una volontà di sviluppo davvero ambiziosa deve per forza fare la monofrequenza, quindi allenare un gruppo muscolare 1 volta a settimana. E qui torniamo al discorso del lavoro della schiena. Siccome le braccia hanno già lavorato molto in tutti gli esercizi di tirata per la schiena, voi per chiudere quella giornata lì, cosa farete alla fine della seduta? Allenerete i bicipiti, ovviamente con poche cose, pochi esercizi mirati, isolati, perché hanno già lavorato abbastanza. Quindi, come si dice, si chiude l'opera. E basta, e poi si lasciano riposare per una settimana. E questo è un principio che io ho sempre capito all'epoca, quando ho fatto, ho elaborato le mie teorie, poi le ho anche applicate, che funziona benissimo sui natural. Non guardate i bombaroli, che questi si allenano tutti i giorni, i gruppi li fanno 2 o 3 volte a settimana, comunque sono grossi, definiti, perché dietro ci sono le bombe. Ma a livello naturale questo è il modo migliore per allenarsi. Per cui, ecco perché nelle schede MVS è tutto strutturato: nel giorno delle tirate c'è l'allenamento della schiena. Prima di passare ai bicipiti, però, si passa al deltoide posteriore, perché questo è un atto particolare che pochi considerano. Il deltoide posteriore è un muscolo di tirata. Diciamo, li alleno quando faccio le spalle? No, perché siccome lavora anche lui tantissimo in tutti gli esercizi di tirata, anche lì fate la stessa cosa. Farete poi qualche esercizio di isolamento per chiudere il cerchio. E basta, cioè capite le logiche? Le capite? Ovviamente tutto questo lavoro qui deve essere fatto con un volume di lavoro adeguato al vostro livello. Quindi distinguiamo fra principianti, medi e veterani. Deve essere adeguato al livello stagionale, cioè un lavoro di massa invernale diverso da un lavoro predefinizione o di mantenimento estivo. Ecco perché le schede MWS sono strutturate proprio in questo senso, con vari livelli, con stagioni, quindi è un sistema veramente completo. Ricordo che chi acquista la scheda MWS può avere assistenza diretta di master in chat, guardate che sono tantissimi che lo fanno, è solo per avere master in chat Facebook o tramite le mail del sito. Perché così cosa succede? Voi avete una scheda e il suo creatore, il maestro che l'ha creata, vi segue sulla scheda, di dubbi e domande, quindi è veramente il top.
Quindi la schiena, ragazzi, ripeto, anche perché poi ogni esercizio ha una funzione particolare. Ho detto prima che la schiena è tridimensionale perché diciamo, è strutturata sia come larghezza che come spessore. Ci sono certi esercizi che lavorano prettamente sullo spessore e altri che lavorano più sull'allungamento del dorsale, quindi un ampliamento. Ogni esercizio ha una sua funzione. C'è da dire che nell'esecuzione degli esercizi praticamente tutti sbagliano, ma non solo per il fatto che usano troppo le braccia, quello è l'errore principale, e si può correggere con opportuni accorgimenti, anche trucchi mentali importantissimi che ha fatto il fulimesso, sa di cosa parlo, che istantaneamente cambiano la situazione, ma anche proprio con una dinamica dell'esercizio, uno stile che non è quello che comunemente viene insegnato. Io lo vedo in tanti esercizi, potrei citare il pulli, il rematore, stazione let machine, tutti fanno esecuzioni assurde. Mi dico, ah, ma a me me l'hanno insegnato così. Io ho visto Tizio nel video, il campione che fa così. Sono sbagliati. E quando si apprende la vera versione, si capisce davvero che cosa significa. Questo poi vale un po' per tutti i gruppi muscolari, deltoidi, tricipiti. Guardate che veramente imparare a allenarsi bene è una cosa che, anche questo è un investimento. Cioè, se imparate a allenarvi bene, lo farete per tutta la vita. E quindi non solo migliorerete fisicamente, ma ripeto, avrete un bagaglio tecnico veramente efficiente che potete mantenere per sempre. E questo chi viene a fare il fulimesso sa che l'avrà ottenuto. Allora, per quanto riguarda, vi dico un'altra cosa, sto parlando così a random, chiaramente, perché poi l'argomento è complesso. Allora, caricare troppo negli esercizi per la schiena non è una cosa ottimale. Se studiamo lo stacco da terra classico, che fa parte dei tre esercizi fondamentali dove dovrete ricercare la forza, quindi stacco da terra, estensione su panca piana e squat libero, questi sono esercizi come base di forza che dovrete diventare forti, quindi anche caricare, fare anche basse ripetizioni. Ma comunque lo stacco da terra, tenete conto che è un esercizio per la schiena, sì, ma non prettamente per i dorsali, è un esercizio che lavora molto la bassa schiena, i muscoli erettori e poi certo, lavora anche in sinergia i trapezi, i bicipiti perché c'è un grande lavoro di tenuta eccentrica, no? Lavorano anche i glutei, le cosce, però non è proprio un esercizio specifico per lo spessore dei dorsali e la larghezza. Uno per esempio specifico è il rematore, che sarebbe un esercizio prettamente di spessore. Anche se è vero che io sentivo alcuni guru del passato che dicevano comunque il dorsale una volta che lo sviluppate anche con dei rematori tenderà comunque a allargarsi perché il dorsale è un muscolo che si apre, questo è anche vero, però ci sono esercizi più specifici proprio per l'allargamento dei dorsali che sono delle forme, le varie forme di trazioni. Per esempio il rematore con bilanciere, caricare troppo non ha alcun senso, cioè io vedo gente che carica dei pesi in mani, in mani anche, diciamo, rispetto alla loro forza e praticamente lavorano solo di braccia. Ma perché? Perché quando il carico è troppo grosso non potete concentrarvi sulla schiena, le braccia lavorano troppo, perché il carico è troppo. Quindi è meglio fare un carico più moderato, ma fare un'esecuzione corretta e sentire realmente lavorare la schiena. Quindi la questione del carico, oppure anche chi fa il rematore con manubrio, no? Anche lì con pesi enormi, cioè tirano solo di braccia, non ha alcun senso proprio. E nemmeno se ne accorgono, perché io mi chiedo, ma è possibile che costui non si accorge che la schiena non sta lavorando, cioè lavora solo il braccio? Cioè, a volte rimango proprio sconcertato di come la gente permane e persegue errori fondamentali che portano avanti per una vita. Allora, io pur non avendo una struttura a V-shape, spesso qualche detrattore, oh, però tu non hai V-shape, vabbè, non ho V-shape come tanti campioni, perché non ho clavicole larghissime, non ho una vita vitino da Vespa, ok? Però la mia schiena ha davvero raggiunto un buon sviluppo sia in larghezza che in spessore e sono veramente soddisfatto. Ho messo anche tante foto della schiena, magari meno rispetto ai deltoidi, al braccio, ok? Però la foto che vedete in copertina, per dire, è una foto recentissima e penso che si possa vedere come sia una schiena bella, larga, grande. Molti mi dicono, ma è la schiena come un portaerei. Sì, è una bella definizione. E quindi potete costruire una bella schiena, anche da natura, facendo esattamente le cose giuste.
Cose giuste, a nostro avviso, sono le nostre idee tecniche, le nostre teorie, i nostri sistemi, le nostre schede. E quindi noi vi invitiamo a venire con noi. La famosa scelta di campo. La scelta di campo, ragazzi, adesso non entro nel merito, sapete che io non parlo mai di scelta. La scelta di campo, ragazzi, fra pochissimi giorni si farà proprio a livello nazionale. Quindi qui bisogna vedere un po' come vanno le cose. Ma anche qui dovrete fare una scelta di campo. Cioè, chi non fa scelte di campo e si astiene, fa il gioco di chi vuole che le cose non cambiano sostanzialmente, perché è così. Nelle votazioni l'astensione, quella massiccia, al di là di chi vinca o meno, non fa gli interessi di chi vuole cambiare le cose, fa gli interessi di chi vuole lasciarle inalterate, no? Faccio questo così, questo assunto. Io sicuramente andrò a votare e vi invito a farlo anche voi. La situazione è difficile perché veramente è una situazione impressionante per tutte le difficoltà e i problemi che ci sono, anche proprio a livello mondiale, cioè non è solo un problema nostro, proprio sono fattori mondiali che influiscono tantissimo e è veramente sono tempi difficili. Però, come sempre, come dico sempre, andiamo avanti con forza e coraggio. Vi aspettiamo, ok? Al top.